Doc, doc. Buon pomeriggio da Monica Nannini e da Gegè Telesforo. Doc, per chi ama veramente la musica. Sì, ma non solo per chi ama veramente la musica, anche per chi ama... Ragazzi, mi sono ascoltando. Sempre applausi in conto, in acconto, perché... Basta, ragazzi. Questi applausi... È scaduto il tempo a vostra basta disposizione. Così. Volevo dire che Doc non è solo per chi ama la buona musica. Sì, per chi ama... Ma è anche per chi ama i regalini. Perché adesso mi sposto un attimo. Aspetta un attimo, Gegè, che ti faccio vedere. Questo che vedete qui è l'idea... Questa che vedete qui è l'idea regalo di oggi. Trattasi di uno spazzolone da denti, che però, insomma, adesso anche tu che hai una bocca abbastanza grande... Mi pare un po' esagerato, prova un po'. No, esagerato. Questa è una spugna e quindi, guardate, questa serve per fare proprio i massaggini, le cose, cioè. Poi, non solo, questa spugna è provvista di apposito tubetto che poi appiccicato al muro, reggi qua. Tieni appiccicato, questo è il termine sì, tecnico. Appiccicato al muro, tieni qua, aspetta, che facciamo proprio tutto, eccolo qua. E voilà, dentro la doccia, fatto. Ma... bene questo tutto questo gaudio per una sciocchezza del genere, non riesco a spiegarmela. E invece è proprio il momento di gioire adesso, perché si tratta di presentarvi il primo ospite. È rimasto con noi per diversi giorni, rimarrà con noi anche domani, ci canterà una delle canzoni, delle sue canzoni più belle, che era stata cantata in un primo tempo da Lorena Lambertè, con Mare d'inverno. Signore e signori, Enrico Ruggeri. Vai Ruggeri, vai. Bianco e nero visto alla TV e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole vecchi gabbiani, e io che rimango qui solo a cercare un caffè
l'inferno. È un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farsi compagnia. Mare, mare, posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo della spiaggia, lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, ma piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita. Siamo tornati qui in diretta nello studio di Doc, musica e altra denominazione di origine controllata, per chi ama veramente la musica, la pappardella che tutti i giorni devo dire, così restano contenti tutti. E siamo tornati sul palco con questa formazione napoletana, nata nel 1982, si chiamano 666, napoletani, veraci, giusto? Originali. Adesso io voglio sapere, dopo questa vostra esperienza qui a Doc, che cosa volete fare, che cosa farete? Noi stiamo lavorando per fare un disco. E quindi uscirà questo disco. Ecco, parliamo un attimo di questa esperienza discografica, perché è prodotta da dall'etichetta di Pino Daniele, cioè dalla Bagaria. Ecco, e Pino Daniele cosa sta facendo per voi?
Noi abbiamo lavorato inizialmente con lui, abbiamo registrato le basi di quattro pezzi, dopodiché è intervenuto Alan Goldberg, un altro, credo, famoso produttore di sala, con il quale abbiamo realizzato altri due pezzi. Abbiamo finito uno e realizzato un altro pezzo. Ecco, del gruppo chi è il compositore e l'autore delle canzoni? Rigorosamente composta, scritta, musica da tutti quanti. Ecco. Cosa ci fate ascoltare oggi? Spassatempo. Spassatempo, 666, ad hoc. Thank you.
Bene, bene, siamo tornati qui nella gloriosa regia audio qui dello Studio 1 nel centro di produzione Rai TV in via Teolada a Roma. E torniamo a parlare di jazz per quelli che hanno fatto il jazz. Ieri abbiamo parlato di Jerry Mulligan e abbiamo visto un fantastico filmato di Jerry con Bob Brookmeyer al trombone a pistoni, Zoot Sims, un filmato molto affascinante. Abbiamo parlato anche del combo del celebre quartetto di Jerry Mulligan con la partecipazione di Chico Hamilton alla batteria, Red Mitchell al basso e Chet Baker alla tromba. Un quartetto storico anche perché non c'era la presenza in questo quartetto di strumenti armonici come il pianoforte o la chitarra. E oggi infatti parleremo di, non solo della musica, ma soprattutto di questo personaggio e proprio di Chet Baker. Annoverato, ricordato nei libri e dai critici di jazz non solo per il modo fantastico col quale lui suona la tromba, ma anche per la sua voce. È un grande cantante. E a questo punto io vorrei raccontarvi un aneddoto che mi è stato raccontato proprio qualche minuto fa da un critico di jazz illustre italiano, si chiama Mario Luzzi, un mio amico, e lui mi ha raccontato che Chet Baker, giovanissimo, a 17 anni, fece un'audizione per il quintetto di Charlie Parker, poiché Parker fu abbandonato da Miles Davis in quel periodo, e furono convocati una ventina di trombettisti. E dopo aver ascoltato Chet Baker, che fu il quarto o il quinto a presentarsi a questa audizione, Parker disse: non fatemi ascoltare più nessuno perché voglio Chet Baker. Chet Baker ha all'attivo più di 200 album e oggi noi abbiamo questo fantastico, straordinario musicista qui da noi dal vivo ad hoc. Il brano che ci farà ascoltare, accompagnato dal suo quartetto con Rocky Knauer al basso e due italiani, Nicola Stilo al flauto e Stefano Sabatini al pianoforte, si intitola Arbor Way ed è una composizione del brasiliano arrangiatore Ricky Pantoja. Chet Baker dal vivo ad hoc.
Nicola Stilo al flauto, Stefano Sabatini al pianoforte, Rockenauer al basso. Vi voglio ricordare che questa sera e domani il quartetto di Chet Baker si esibirà al Music Inn di Roma, il 7 a Parma, il 9 a Ferrara e il 10 dicembre a Bologna. Restate sintonizzati perché ascolteremo ancora la musica di Chet Baker più tardi. Telegrammi! Telegrammi! È arrivato un telegramma per Enrico. Allora, lo leggiamo subito, mi sento un po' una postina. Congratulazioni, trasmissione veramente ok. Augurissimi di buon Natale a Enrico Ruggeri e Champagne Molotov. Ciao, fan club Enrico Ruggeri. Allora, Enrico, ma quanti fan club Enrico Ruggeri ci sono in Italia? Grazie per il trasmissione ok. Ma io non ho mai ufficializzato questa cosa, perché preferisco parlare di contatti con degli amici che via via si aggiungono. E quindi magari finito il concerto, prima del concerto, mi piace parlare con queste persone, stare assieme. Fan club mi sembra un po' un nome eccessivo, un po' con toni feticistici che non mi si addicono. Però ci sono delle belle iniziative, per esempio è nato un giornale che si chiama Nuovo Swing. Dal titolo della tua canzone. Titolo. È un giornale che si occupa del sottoscritto, con molta ironia, è una cosa molto divertente ed è al quinto numero, credo. Bene, complimenti a Nuovo Swing e ai tuoi fan club. Andiamo un po' di corsa, Enrico. Ti annuncio subito, Enrico Ruggeri canterà per noi Cuba. Da certe storie strane che nella mente di un turista con spirito ottimista diventa sensualità. Il fascino pesante del dollaro occidentale che confonde soprattutto nell'emisfero australe e dei locali per stranieri conferisce poteri vicini alla felicità. E lei ostentava movimenti piuttosto espliciti agli occhi degli astanti, mentre lui non avrebbe mai pensato che un viaggio organizzato potesse trasformarsi in un amore così insolito. Meglio dei ombrelli, e con il sole si asciugano i capelli. Oh, Cuba, non si cerca pretesti per darti mare, amore e manifesti. E ci si scambia confidenze ed indirizzi senza fare troppo caso ad evidenti indizi. Storia terra terra che prima di Gibilterra si è ripetuta già. E lei che prendeva i suoi profumi per ricordarti perché il tempo non consumi, e lui che comunque l'era grato per avergli regalato ricordi dei momenti in cui restava senza fiato. Ci si capisce al volo, Cuba e gli alberghi di lusso, così lontani dal lungo inverno russo. Asciugano i capelli, oh.
Grazie, grazie Enrico. Noi siamo qui, io personalmente sono in splendida compagnia con Chet Baker, che adesso ci farà ascoltare ancora qualcosa. E io volevo farle una domanda. Tra le altre cose, Mr. Baker parla benissimo l'italiano, perché sono diversi anni che viene in Italia e lo parla molto bene, e questo comunque ci fa molto piacere. E volevo fare una domanda. Noi abbiamo notato in questi ultimi anni delle collaborazioni importanti fra jazzmen, maestri come Gil Evans, che ha collaborato con una pop star come Sting, Miles Davis, che parla di Prince, scritti Politti, Cyndi Lauper, e Chet Baker, che adesso ci eseguirà Almost Blue, che è una composizione di Elvis Costello. Ecco, io ho notato che tutti voi sentite le stesse esigenze musicalmente, forse di cambiare. Che cos'è la musica adesso per lei? Oh. È una domanda un po' difficile, perché la musica è troppo grande da dire è questo, non è così. Ci sono, ognuno ha la sua musica preferita. Io suonare come lo sento io, perché suonare di orecchio. La mia più grande collaborazione in questi ultimi anni è stato con Nicola Stilo. Lui lavora molto con me, abbiamo fatto una colonna sonora per un film che esce a Cannes Film Festival il prossimo anno. Un regista, Bruce Weber, un americano, che fa la fotografia delle grandi case della moda. E quando lui non ha altro lavoro da fare, piace fare i film. Allora ha fatto questo film su di me, ha fatto più di 200 ore di film. Adesso si edita, diventano 70 minuti, qualcosa così. Da 200 ore a 70 minuti. Credo che esce fuori qualche cosa veramente bene. Ha fatto tante interviste con amici, con musicisti che ho conosciuto in questi ultimi 30 anni, la mia figlia, la madre, la moglie e tante gente di Parigi, Cannes, Los Angeles. Insomma, ho altri film da fare a Parigi quest'anno. Comincio a lavoro molto di più in film, particolarmente di colonna sonora di film. Quindi questo significa che Chet Baker è attivissimo e suona tantissimo. Io voglio ricordare a tutti l'appuntamento questa sera e domani al Music Inn di Roma con la musica di Chet Baker. E siamo arrivati quasi in conclusione di trasmissione. Siamo qui con Nicola Stilo e Chet Baker, e io vorrei dar spazio ancora alla vostra musica, Almost Blue di Elvis Costello, Chet Baker e Nicola Stilo. That you promised with your eyes, I see.
seems to know your eyes are red from crying, almost blue. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see. Almost you, almost me, almost blue. Con questa atmosfera magica, Chet Baker e Nicola Stilo, sì, siamo arrivati alla fine. Conclusione. Con questa atmosfera magica creata dalla voce di Chet Baker, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle 3 su Rai 2 per quelli del pomeriggio e intorno alle 22.45 per quelli della sera. Signore e signori, Gegè Telesforo e Monica Nemmini vi augurano un buon pomeriggio. Ragazzi, studiate, avete sentito musica, avete sentito Enrico Ruggeri, la musica, i napoletani, 666 e Chet Baker, lo straordinario Chet Baker. Ecco. A tutti, a domani alle 3 su Rai 2. Grazie, Stilo.